Abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, quella che dicevi tu di Parlati, poi un'altra con Costantino che ha fatto una chiusura sul primo palo e Pane ha fatto una grande parata. E direi che tutte le volte che abbiamo avuto l'occasione, anche nel secondo tempo, di affondare i colpi, lo abbiamo fatto senza riuscire a trovare la palla buona. Però sono contento della mia squadra che ha fatto un'ottima prestazione. L'Avellino, sappiamo, è una squadra forte, che è partita chiaramente con obiettivi di primato e quindi reggere il confronto, noi con tantissime assenze, riuscire a reggere il confronto con questa grande squadra è motivo di fiducia, di soddisfazione e dobbiamo continuare su questa strada. Nel secondo tempo non abbiamo rischiato niente, anche noi abbiamo fatto, siamo arrivati lì per concludere, noi abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, abbiamo sbagliato la finalizzazione, le scelte, qualche volta c'era da servire la sovrapposizione, invece siamo andati dentro, qualche tiro l'abbiamo provato, mi ricordo Parlati da lontano, qualche altra situazione, però direi che è stato bravo anche Pane a uscire spesso e a togliere pericoli nella propria area, però non abbiamo rischiato niente, c'era il rischio invece con gli uomini che ha l'Avellino, con i cambi che ha fatto, ci hanno sempre giocatori che possono in qualunque momento della gara indirizzarla a loro favore. Quindi questa è una nota di merito per i miei giocatori.